presentato il volume a cura di Lucio Romano, Vannino Chiti e Paolo Corsini, composto alla luce dell'enciclica papale Fratelli Tutti. Vite umane salvate con l'uso dei defibrillatori, a 18 operatori laici il premio BLSD Angel. Virus, immagini filtro Covid è il titolo del libro fotografico che racconta l'esperienza del coronavirus in 128 immagini. La più prestigiosa raccolta europea di gioielli contemporanei tra i capolavori dell'artigianato orafo in mostra alla Florence Jewelry Week. Riflessioni sulla buona politica. Un libro che aiuta a leggere tutte le parole chiave dell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, nell'ottica di chi in politica si impegna per dare risposte coerenti e sempre alla ricerca del bene comune. È il pregio del volume intitolato Un mondo aperto per una buona politica sulla lettera enciclica Fratelli Tutti, curato da Lucio Romano, Vannino Chiti e Paolo Corsini. Il Papa dice che nel tempo delle bombe nucleari non c'è più guerra giusta e quindi è molto da riflettere. C'è il tema della fraternità, c'è il tema di occuparsi degli altri. Secondo me ci sono delle impostazioni su cui dobbiamo riflettere anche politicamente perché sono molto sollecitatrici. Per esempio il Papa dice rispetto alla triade libertà, uguaglianza, fraternità, che naturalmente va mantenuta un punto fermo, però gerarchizzare in modo diverso. La prima e più importante è la fraternità, perché la fraternità fa sì che la libertà non scada in egoismo individualistico e l'uguaglianza non scada in omogeneità che appiattisce tutto. Dal punto di vista della riflessione culturale e politica è molto significativo, insomma ci sollecita, come ho detto, molto. Una politica basata sul dialogo, sulla coesione sociale e soprattutto attraverso quel principio di fraternità che non deve essere interpretato come un principio ascrivibile ad un credo religioso solamente, ma è il fondamento della comunione a livello sociale. La comunità a livello sociale ha bisogno appunto di dialogo, di costruzione e poi devo dire, nemmeno prevedendo evidentemente quello che poi sarebbe accaduto con la guerra in Ucraina, il titolo dato che prende in buona parte quanto riportato nella lettera enciclica Fratelli Tutti, un mondo aperto, sta appunto a significare la possibilità, si lasci passare questa espressione, di una globalizzazione in positivo di valori, di principi e di una condivisione, perché siamo tutti collegati e nessuno si può ritenere di salvarsi senza che si salvi anche l'altro. Anzi, salvare l'altro significa salvare se stesso. Il libro è stato presentato a Palazzo del Pegaso, alla presenza degli autori, del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, dell'imam di Firenze Izzeddin Elzir, di Maria Pia Garavaglia, vicepresidente del Comitato Nazionale di Bioetica e della sindaca di Empoli Brenda Barnini. Ma l'enciclica va a quelli che sono i fondamenti dell'etica cristiana, che sono poi i fondamenti dell'etica razionale. E appunto attraverso questa relazione tra l'aspetto rivelativo del pensiero cristiano e l'aspetto della razionalità umana estende i principi etici oltre i confini della semplice adesione di fede verso una proposta che diventa di carattere sociale verso il mondo. Ne abbiamo bisogno particolarmente in questi nostri tempi, sia da un punto di vista culturale, il Papa sottolinea spesso questa idea di una epoca che cambia, cioè non un cambiamento dentro un'epoca, ma un cambiamento di epoca. E quindi bisogna arrivare ben attrezzati a quello che è un futuro che ci porterà sempre nuovi problemi. Parole di Papa, parole che toccano, credo, la sensibilità di tutti gli esseri umani. Sono certamente rivolte ai cristiani in prima linea, ma rivolte a tutta l'umanità. Quello di tornare a parlare un linguaggio umanitario da chi rappresenta fede religiose, perché purtroppo per un po' di tempo abbiamo parlato altri linguaggi, quelli di scontri, quelli di non riconoscere l'altro, e allora cancella la sua umanità, ma in questo documento molto importante
che rappresenta, spero, un nuovo umanesimo, una nuova fratellanza per tutta l'umanità. I temi di questo libro sono centrali per chi ha un ruolo di amministratore e quindi vuol provare concretamente a misurarsi con la dimensione di servizio della politica, ma soprattutto con la necessità di promuovere all'interno delle nostre comunità un nuovo senso di fraternità, di solidarietà. L'esperienza della pandemia da questo punto di vista ha messo ancora più in evidenza la necessità di ripartire da questi valori. Come è stato lungimirante, ha incominciato con i primi 8 capitoli a parlare delle ombre oscure del nostro mondo, poi dal 9 in poi ci dà delle ricette affinché siamo fratelli tutti e il mondo sia aperto, e invece no, siamo adesso dal 9 capitolo in poi ancora nell'ombra di una guerra. Quindi noi che abbiamo commentato questo libro adesso abbiamo molto da trovare come un fil rouge nel libro per capire cosa fare per aprire il mondo invece di chiuderlo e per fare in modo che incominci una solidarietà che forse non è subito fraternità, ma va in quel senso. Come si fa ad essere fratelli tutti in un tempo in cui la guerra crea distanze, crea disuguaglianze, nel momento in cui si vedono donne e bambini scappare dalla propria terra e tanti voltano la faccia dall'altra parte? Noi abbiamo avuto in queste settimane la capacità di accogliere, ma non basta, bisogna avere la capacità di includere, bisogna chiedere che questa drammatica guerra termini il più rapidamente possibile. Gli angeli col defibrillatore. Un riconoscimento per gli operatori laici che hanno contribuito con il loro lavoro a salvare vite umane in Toscana. Torna con l'edizione 2022 il premio BLSD Angel, indetto dall'associazione Siena Cuore Onlus per far conoscere l'operato delle tante realtà esistenti nella nostra regione e per sensibilizzare la cittadinanza al tema. La nostra associazione 6 anni fa ha avuto questa idea di, proprio nell'ambito della propria attività, che è quella di formare e di informare i cittadini della nostra realtà sull'importanza dell'intervento rapido durante l'arresto cardiaco e utilizzare quando è possibile il defibrillatore. Da lì è nata un po' l'idea anche di premiare in qualche modo chi, nello specifico quei cittadini che normalmente non si occupano di sanità, ma che in caso di necessità si sono dedicati e si sono prodigati a tentare di salvare la vita ad un altro cittadino colpito da arresto cardiaco, magari utilizzando anche il defibrillatore. E da lì la nostra attività, anche supportata in particolare dal vicepresidente Scaramelli, che ha sempre creduto in questa iniziativa, ci ha portato ad avere questo premio a livello regionale, che quest'anno vede anche un altro importante traguardo, che è quello di essere riusciti a raggiungere 18 cittadini toscani che si sono prodigati appunto nel salvare la vita ad altri cittadini, e 8 menzioni speciali che sono l'altra parte del premio, che va in qualche maniera a ringraziare quegli enti, quelle associazioni, le scuole in particolare, che si sono dedicate e hanno preso come spunto la nostra attività formando altri ragazzi e altre persone della scuola. Il premio BLSD Angel è un riconoscimento a carattere regionale. La prima edizione si è tenuta a Siena nel 2017. Da allora l'iniziativa è cresciuta di pari passo con la sensibilità sull'utilizzo del defibrillatore come strumento per salvare vite umane. È un'iniziativa lodevole che cresce a livello regionale, partita da Siena, dal cuore di Siena, un'iniziativa che appunto, in riferimento al cuore, può salvare la vita delle persone, un utilizzo consapevole dei defibrillatori, di un'esperienza associativa che oggi premia tutti coloro che a livello toscano si sono distinti per un gesto di solidarietà, un gesto di amore verso gli altri, un gesto che può salvare la vita a tante persone. È bello presentare in regione un'iniziativa che ormai è cresciuta, sta diventando importante e dà una spinta a tutti noi per fare meglio, per crescere. Ricordo l'iniziativa legislativa che io guidai in Toscana, prima regione in Italia rispetto all'obbligo di dotare gli impianti sportivi di defibrillatore. È allo studio una proposta di legge che presenteremo in settimana prossima, nell'ambito della quale renderemo obbligatorio, se verrà accolta, questa ipotesi in tutti i luoghi pubblici dove la regione toscana è presente nei territori. Il filtro Covid in 128 immagini.
Virus, immagini, filtro Covid. È il titolo del libro fotografico che racconta l'esperienza del Covid in 128 immagini accompagnate da testi brevi, come 128 sono i giorni documentati dal 9 marzo al 14 luglio 2020. Molte visioni e diverse prospettive per accendere i riflettori su un evento storico senza precedenti. Il libro è il frutto del lavoro fotografico di due gruppi fotografici, il gruppo fotografico Giglio Rosso di Castel Fiorentino e il Fotoclub 2436 di Certaldo. Hanno documentato 128 giorni, sono 128 foto che ripercorrono proprio le fasi del lockdown, e dopo questo percorso anche di coordinamento per trovare una sequenza di immagini, abbiamo avuto il sostegno da parte del Consiglio regionale per fare la pubblicazione, che rimane come una testimonianza. La fotografia è proprio una testimonianza del tempo, di questo tempo molto difficile che stiamo appunto trascorrendo. Il libro, stampato per i tipi dell'Assemblea Toscana, contiene testi del Presidente del Consiglio regionale Mazzeo e dei sindaci di Castel Fiorentino e Certaldo che hanno concesso il patrocinio. È un lavoro importante, fatto da due gruppi fotografici, che ci permette di ricordare, che testimonia tutte quelle sono le vicende che abbiamo tutti quanti vissuto durante il lockdown. È un modo per ricordare anche localmente che cosa è successo, per averne una testimonianza negli anni futuri, e poi, come fa sempre la fotografia, è un modo anche per raccogliere e tracciare i sentimenti che tutti i cittadini, che i medici hanno vissuto in quel periodo. Quindi è un modo per ricordare, per testimoniare. È anche una valorizzazione del territorio e della storia locale che in questo Consiglio regionale vogliamo sempre più sostenere, perché è sempre un tratto di storia che o localmente si sostiene e si tramanda negli anni, o se no poi si perde. Quindi il lavoro dei gruppi fotografici come quello di Certaldo e di Castel Fiorentino sono assolutamente importanti. Sfogliando questo libro c'è un racconto, spesso le immagini raccontano più di tanti testi perché riescano anche ad emozionare in maniera particolare. C'è dentro tutto un percorso di vita che già forse sentiamo lontano nel tempo, ma che in realtà è molto vicino, anche perché forse la nostra mente sta tentando un po' di allontanarlo e di appunto dilatarlo nel tempo, però è importante ricordarlo per i valori che si possono trarre da quelle scene, da quelle immagini, per quanto poi è importante anche per le future generazioni, perché è un periodo della storia che speriamo di non rivivere in quelle dinamiche, e che comunque ha significato molto appunto per un cambio di abitudini che probabilmente si consolideranno anche nel tempo. La settimana della gioielleria. Capolavori della gioielleria, tra cui un colbacco realizzato con fili d'oro più sottili di un capello e tessuto a mano dal maestro orafo Giovanni Corvaia. Sono 28 gli oggetti provenienti dalla collezione Bollman, esposti in Consiglio regionale in occasione della quarta edizione della Florence Jewelry Week. La collezione Bollman, messa in piedi dall'avvocato austriaco Karl Bollman e da sua moglie Heidi, è la più prestigiosa raccolta europea di gioielli contemporanei. Ad ospitare la mostra è lo spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi del Consiglio regionale della Toscana, di nuovo aperto dopo la pandemia. Tornare ad emozionarsi per il bello è qualcosa che riempie il cuore, grazie ai tanti orafi che hanno prodotto tanta bellezza, grazie alla manualità, all'artigianalità di ciascuno di loro, grazie alla capacità di saper innovare. La Toscana è proprio questo, nel suo segno distintivo, no? Radici, tradizioni che però volano sulle ali del Pegaso, portandoci in esperienze totalmente differenti e innovative. La Florence Jewelry Week prevede vari eventi ed esposizioni, oltre a quella del Consiglio regionale, ospitati in luoghi come Palazzo Medici Riccardi e il Giardino Corsini. La rassegna tiene insieme aspetti del mondo del gioiello come formazione, artigianato di qualità, design e attenzione al contemporaneo, e rappresenta un'occasione per affermare piena dignità artistica alla gioielleria contemporanea, che tuttora fatica ad essere riconosciuta. Una delle cose più importanti per noi è di mettere insieme le realtà locali
con uno scenario internazionale del gioiello contemporaneo, perché le due cose devono stare insieme, ecco, non sono cose contrapposte, ma devono dialogare in maniera continua. La Florence Week è una settimana di eventi, riflessioni, mostre sui gioielli. Sono molto contenta che la Presidenza del Consiglio regionale, il Presidente Mazzeo, abbiano accolto questa iniziativa e abbiano deciso di ospitarla in questi spazi del Consiglio regionale, perché il gioiello da sempre nella storia dell'uomo, dell'umanità, è il segno della nobilitazione del corpo umano e dell'onore che gli esseri umani tributano al loro corpo e al suo abbellimento. È una tradizione che è tuttora vivissima, piena di innovazione, piena di opportunità anche di lavoro per tanti giovani artisti che in questa si cimentano. Oggi qui vedremo il meglio e vedremo l'espressione artistica di questa forma di lavorazione dei materiali, che in realtà è quella bellezza che arriva vicino a noi, perché il gioiello è quella bellezza che ciascuno può portare con sé, non vede solo nel museo, ma può indossare. È un modo per condividere la bellezza che gli esseri umani possono creare. L'allestimento dell'esposizione vuole contribuire a diffondere un tipo di ricerca concettuale e tecnica svolta a partire dagli anni 70 fino ai giorni nostri. L'intento, anche didattico, è quello di mettere in dialogo la ricerca contemporanea con la tradizione artigianale della città. La mostra resterà aperta fino a lunedì 2 maggio, con orario dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19. L'accesso resta contingentato e previa esibizione del Green Pass rafforzato.